Buongiorno, oggi siamo qui, dopo tanto tempo, perché oggi succede una cosa che non è mai successa. Oggi, per 8 giorni, insieme a quel pazzo fulgurato Alessandro Mariani, oggi partiamo per Londra. E quindi, un video che fai, non lo fai, porco Dio, certo che lo fai. Allora mi fai, ci passo la voce. Ciao. È fumante. No, stamattina no, però c'è un po' i postumi di ieri. Te invece sei fiero? Da 1 a 10? Sì. Perché così poco? Solo la sufficienza? Non lo so. Fai un saluto speciale al pubblico. Hai già preso. Stop. Questo è il passo. Dai. Ragazzi, siamo arrivati in aereo. Posto finestrino, mi godo tutto il panorama, sì. Me lo godo tutto il panorama, sì. Te invece? No. Te invece no, guarda cosa guardi. Leggi tutto, mi raccomando. Eppure io ce l'ho, ma io non penso che lo leggerò perché sono troppo impegnato a guardare fuori. Fatti vedere. Ok, appena scesi, vieni qua. Siamo appena atterrati e la missione è praticamente compiuta. Siamo riusciti a portarti tabacco, cartine e filtri a Londra, quindi possiamo fumare senza comprare niente, rispettando la legalità. Ho le prove, signore. Anch'io ce l'ho qua dietro, le prove. Ecco. Apriamo il portafoglio. Anch'io. E c'è la roba. Siamo riusciti a portarsela da fumare a Londra. Ed è una cosa figa. Mi sono rubato la valigia. Allora ragazzi, abbiamo superato gli ulteriori controlli, siamo ufficialmente dentro il confine UK e possiamo fare la drill. Un'ora di autobus e vediamo le stanze. Ciao. Figa questa cosa, Alessandro, cosa da dire, com'è andato il viaggio, facciamo un'intervista, faccio io l'intervista. Dio porco. Questa era la sua intervista? Strano, perché è al contrario, proprio strano. Oh, abbiamo imboccato una strada diversa.
Allora, ci hanno portato il pranzo, ho fatto pena. Soprattutto il suo, perché bene o male io il voto mio è 4,5, il suo voto 0. Con tanta di quella malinconia. Allora, praticamente si presentano con sacchetto, con dentro un pacchetto di patatine, un pacchetto di mele e due tramezzini. O come si dice qua, sandwich. Niente, il mio bene o male si stava un po' da ore, con le canucce e la mela sapeva di chimico proprio, beh. Però il mio ci stava l'uovo dentro, quindi andava bene. No, lui era un tramezzino, due fette di pane, con solo due fette di formaggio messi a cazzo, messi male tra l'altro. E lui te l'ha mangiato, guarda che faccia triste, fai vedere la tua faccia, indignati col popolo youtubico, una vergogna. Azzi, si attacca a suonare la fine, eh? Azzi, la fine si attacca a suonare. Allora raga, vi spiego la situazione. Noi vogliamo fumare in finestra quando ci hanno detto che non è fattibile perché suona l'allarme. E noi stiamo provando a disattivare l'allarme con certi metodi a dir poco geniali. Però non lampeggia. Azzi, ma questo lampeggia. E poi comunque quello lì ci sta, cioè passa. No, non ci passa. Azzi. Oh. Azzi, allora ragazzi, dite nei commenti se secondo voi è fattibile attappare un cazzo di allarme antincendio che rileva il fumo con un cazzo di calzetto. Va bene così. Va bene così. Siamo arrivati da meno di 24 ore. Guarda che già. Non così. E con io. Dai. Ma aspetta, c'è questa? Sì. Ci hanno, siamo arrivati da meno di 24 ore, già ci hanno sgamato una volta, già ci hanno sgamato e niente, siamo già sott'occhio. Ma questa non si può più? E siamo fottuti, probabile. Alessandro, racconta l'esperienza della carbonara. Una merda, allora, praticamente siamo andati a mangiare, volevo fare la clip tutto quanto, tipo youtuber serio, no? Dov'è che vi faccio vedere l'analisi sensoriale di quello che si siamo mangiati. Niente, a un certo punto abbiamo saputo che davano una cosa spacciando la carbonara, non era una frigata, era praticamente tutta panna e pancetta, cipolla, cioè che nel complesso non era manco male. Perché nel complesso non era manco male, poi non la potevi cambiare, non la potevi chiamare carbonara, perché non mi pasta, cipolla, panna e pancetta. Non la potevi chiamare carbonara. Allora ragazzi, abbiamo una nuova challenge. Mi piacerebbe gli dico che giochiamo ai giochi a tavola. Ragazzi, nuova challenge, se becchiamo in inglese siamo stanco. Che hai trovato? Che hai trovato? Un inseppino me l'ha lanciato in faccia. Io me adesso gli resto di meno. Adesso gli meno. Ragazzi, l'inglese è bello per un motivo. Questo vuol dire. Sex pot. Area. Allora ragazzi, ci siamo uniti a un'attività. E poi lo abbiamo disertato perché non sappiamo finire. Giusto. Quindi dobbiamo trovare la tecnica, ma non passi da mano. Cioè nel senso, se ci vedo uno staff è la fine. Però insomma, dopo cena ti unisci un activities e poi disertici. Te ne vai, vai nel dormitorio, ti da fuma, lo porti giù e fumi. Anzi, non sgama nessuno. Allora ragazzi, prima quando ho fatto l'esplorazione della stanza non avevo il telefono a scarico, quindi non ho potuto registrare, però adesso vi faccio il tour della stanza. Mentre si entra, c'è la chiave magnetica, si entra la stanza, si presenta così, si chiude la porta. Qua abbiamo una scrivania con un letto,
e una bottiglietta d'acqua, e la sacca, la valigia. Poi qua abbiamo il bagno, si accende così, la luce del bagno. Il bagno senza bidet, con la doccia che non c'è, che non c'è, qua sta a far tutta la stanza. Ah, pensavo che c'era qualcuno. Poi senza il coso, quindi tipo salate tutto il bagno. E poi dopo lì ci so io. E poi dici quale roba ci ho messa io, tutte le medicine? Sì. Sì, ci ho messa io. A posto. Ah raga, cosa troppo epica, siamo appena ritornati in hotel, se vuol dire, il nostro college, questa stanza mia, l'ho già fatta vedere. E niente raga, appena siamo tornati a casa questa ragazzina davanti alla porta mia che si è messa a piangere, si sente chiusa dentro casa, dentro camera sua, poi torna a casa, sta a supplicare i genitori. Ma vedremo quello che vogliamo fare. Uno, perché mi dispiace sentirlo che sta a piangere così. Due, perché se continua a piangere tutta la notte, porco Dio, io mi devo fare una doccia e poi devo andare a dormire. Domani me lo sveglia presto. Regà, non potete capire che cazzo sta succedendo, che cazzo è successo. Praticamente noi alle 11 dovremmo stare tutti dentro i dormitori a dormire. Sono alle 11 e un quarto. Io e Alessandro siamo usciti fuori per fumare. Intorno sta a girare quello dello staff, siamo tipo attaccati a cuore e io mi sono perso una ciabatta, sì. Sto senza una ciabatta sì, una no. Abbiamo attaccato a correre, io devo ancora finire di fumare. Adesso Alessandro è andato a prendermi la ciabatta. Me l'hai trovata? Anzi, se me la mandavi dentro il cantiere, scavalcavi e l'andavi a riprendere. Nella testa c'è la merda, fuligine e tempesta. La tua tipa mi vede, sappiamo che facciamo festa. Ci fa pure la spalle, a me va. Ok. Sarò un'estate di merda, quindi faccio un giro. Sto torna a bere, fai gesti con le mani sempre per la bimbi. Mi sono rotto le palle tipo bomboniere. Le tengo sulle mani come un cameriere. E quest'estate sarà una merda. Non presi due. Tutti fanno. Si apre lì. Rientro forte. E quest'estate sarà una merda, ma già lo so, non sarà colpa mia. E quest'estate sarà una merda, ma già lo so, non sarà colpa mia. Fra ti passo la bambola, facci vuto. Se ti passo una scatola, passo e chiudo. Te posso dire, mi sono rotti i coglioni, quindi vaffanculo. Ciao. Anzi, ti sta per qualcuno. Siamo usciti fuori. Calcola che siamo usciti fuori, stavano lasci un'altra fanca di gente. Sono in giro lontano da qua e vado via da sta città. Perché questi sono tutti bugati. Guarda con che calzetti sta a giro. È come la mia, è come la tua, è come la sua. Io mi cambio i calzetti, così fa la mia casina. Fare casino, porco. Siamo giovani che cresceranno presto, io ne sono certo, tu fidati di me. Siamo giovani che cresceranno presto, io ne sono certo. Bene ragazzi, per oggi finisce qui, stiamo andando tutti nelle varie stanze a fare la nanna. E quindi niente, per oggi è tutto.